Next Geo al debutto sul listino Euronext Grow Milano. Siete soddisfatti di questo percorso? Siamo molto soddisfatti del percorso. È stato un percorso non facile, soprattutto all'inizio, ma siamo molto contenti perché il book si è riempito già da qualche settimana e abbiamo avuto un eccesso di domanda, superando più di due volte il book. Avete in effetti fatto una raccolta da record, il titolo all'apertura ha sospeso processo di rialzo. Vi aspettavate un successo del genere? Assolutamente no, nel senso che eravamo ottimisti, una raccolta così importante non ce l'aspettavamo. Credo che la società abbia destato l'interesse degli investitori, è un mercato molto particolare, ma è un mercato in fortissima crescita, il nostro posizionamento è molto importante, sta crescendo in questo settore, siamo parte protagonista dell'energy transition, che è ormai un elemento molto importante della nostra attualità, lavoriamo molto nelle rinnovabili, siamo una società internazionale, questo ha fatto sì che molti investitori si interessassero al progetto. Qual è il vostro outlook per la seconda metà dell'anno? Abbiamo un hard backlog per il 2024 robusto, supereremo i 200 milioni di fatturato su contratti già firmati, abbiamo un complessivo backlog con copertura fino al 2026, ormai anche 27, di oltre 400 milioni. Confermiamo quindi i risultati che avevamo previsto all'inizio dell'anno. Com'è stato questo percorso per arrivare fino alla quotazione? Questo percorso è stato un percorso lungo che nasce nel 2004 in una cena dove ho conosciuto Vanni Ranieri. Da quel momento ho sognato di sviluppare un'azienda diversa, un'azienda che si basasse su nuove tecnologie, non soltanto sulle unità navali. Ho capito che la maniera per crescere esponenzialmente era di essere avanti, quindi non soltanto rimanendo legati al settore tradizionale, ma tentare assolutamente di andare avanti e potersi assestare tra le leading company in un settore specializzato. Questo è stato possibile unendo le competenze, i 110 anni di storia della Marnavi in mare. Io ho iniziato da bambino ad andare sulle navi, come Vanni Ranieri si dai tempi dell'università ha sviluppato il suo sapere nel campo della geoscience. Unitamente al suo team, unitamente ai nostri equipaggi, siamo riusciti ad avere questo achievement. La società è una società snella, una società che è asset light, è una società che grazie quindi alla sua struttura riesce a essere meno vulnerabile agli andamenti del mercato. Quali sono i prossimi obiettivi di espansione grazie alla quotazione? Questa IPO ci ha messo in condizioni di poter sviluppare più velocemente a passo con quelle che sono le necessità di mercato. Erano tutti obiettivi prefissati, ci saremmo sicuramente potuti arrivare con le nostre forze, ma l'IPO è stato per noi uno speed up per essere in grado di raggiungere nei tempi giusti gli achievement che ci metteranno in condizioni di mantenere la nostra posizione di mercato e migliorarla.